voglio giocare più! Basta! Che sta succedendo qui e perché è così buio? Milky, ciao tesoro! Come hai fatto a uscire dalla gabbia? Vieni qui! Meno male che hai catturato il dottor maligno, Sue! Sammy, andiamo! Come fai a chiamare così un tenero cucciolo? Beh, lui mi tortura con i suoi scherzi! Fan dei Rainbow Friends! Oh, caro mio, cosa posso fare per aiutarti? Ma perché non costruiamo un labirinto per criceti? Così non avrà più tempo per pensare a te! Va bene, però aspetta, così farò in modo di creare gli ostacoli più difficili! Ciao amici, è passato un sacco di tempo dall'ultima volta che abbiamo fatto un labirinto per criceti e questa volta sacrificherò le texture più belle. No, aspetta, texture? Pensavo che avremmo dipinto le pareti! Sai una cosa? Chi ha detto che non possiamo unire i tuoi e i miei sforzi? Aggiungiamo il resto delle pareti e il pavimento ed ecco la prima stanza. Oh wow, Sue, mi piace, do un'occhiata più da vicino. Quindi il nostro Milky entrerà nel labirinto da questo punto. Oh, c'è un sacco di spazio. Ed ecco anche la via d'uscita. E a proposito di ostacoli, visto che il nostro Milky è appassionato di Rainbow Friends, perché non mettiamo un paio di personaggi di quel videogioco proprio nella prima parte del labirinto? Li ritagliamo e li mettiamo in piccole scatole proprio così. Non ci credo, davvero geniale! Dateci un pollice in su se anche voi... Anche tu hai cospirato con Milky? Scusa, Sammy, non ho resistito. Ecco l'ultimo. Perfetto! Ok, spaventerò anche te, Susan. Non esiste ingresso senza reception. In Rainbow Friends sembrano amare i blocchi colorati. Noi lasceremo delle semplici scatole. Ognuna avrà una bella sorpresa all'interno. Oh, Sammy, guarda, ho rovesciato tutto! Ma così è meglio, vero, Blue? Ah, sì? Allora dalla a me, forza! Lasciamo qui il tuo blu, così indicherà la prossima destinazione. E lì che cosa ci sarà? Qualcuno di veramente pericoloso o delle mani? No, solo soffici pom-pom. Oh, come sono morbidi! Lasciami tu! Stai scherzando, Susan? Sono questi i tuoi terribili ostacoli? Oh, ma dai, guarda quanti ce ne sono! Ehi, gente! Volete vedere qualcosa di divertente? Ora seppelliamo questo giocattolo. Sammy, guarda il risultato! Ok, che bei pom-pom! Oh, Sammy, ti spaventi così facilmente che è impossibile resistere! Beh, io sono scivolato, non sono un totale fifone! Ok, temerario. Mentre chiacchieravamo non ci siamo accorti di aver finito la prima location. Quindi è ora di passare alla seconda. Ed ecco il primo ostacolo per Milky, il tunnel della molla. Wow! Oh, adoro le molle arcobaleno! Che belle! E mentre Sue la sistema per bene nella creazione, sentitevi liberi di darci un pollice in su! E il resto delle stanze, Susie? Attraverso il tunnel Milky entrerà in un labirinto di tubi. Hop! Perché il trucco non ha funzionato? Perché se lavori con i tubi devi far fare a uno specialista, Mario, cioè Semio! Ecco, un altro colpo di scena, tutto fatto, bella signora! Wow, è bellissimo! Spero che Milky sia in grado di uscire da qui senza dover usare il navigatore! Comunque vi mostro un trucco! Hop! Finalmente, ecco la nostra facile via di fuga! Sì, è santificata la mozzarella, è davvero divertente! Ok, bene. Adesso dovrebbe essere sicuro. Milky non dovrebbe cadere da qui. Un posto a due piani, Sue? Stai facendo sul serio? E perché? Non volevi tenere il criceto occupato a lungo con questo labirinto? Ci sto lavorando. Abbiamo bisogno di altri ostacoli difficili. Eh già, e pensi che lo scivolo per bambini sia uno di questi? Ah, guardate, l'ho conquistato in un attimo! Ragazzi, un pollice in su se anche a voi piacciono gli scivoli. Potresti rimettere tutto a posto? Intanto mi occupo del meccanismo. Hai detto meccanismo? Sì, per fare girare questa giostra. Diamo un'occhiata. Sì, funziona tutto, ottimo. Credo che questi ostacoli siano a malapena sufficienti. Ecco a te. Ora sì che si ragiona. Non resta che attaccare questo e la terza posizione è pronta. Percorrendo questo scivolo il nostro Milky passerà oltre. E signori, vi presento la location numero 4. Cosa? Scusate, solo un secondo. Ancora una volta la location numero 4. Grazie, l'ho progettata io stesso. Intanto il criceto dovrà attraversare il triplo ponte sospeso con alcuni pericolosi spuntoni sotto. Sammy, di che parli? Sono morbidi questi. Sto cercando di creare la giusta atmosfera, se non ti spiace. Ok, d'accordo. Così va meglio.
andiamo avanti. Lungo la discesa dai rulli rotanti il nostro eroe arriverà agli scivoli di metallo. Anche in questo caso si tratta solo di una trama, l'ostacolo è fatto di cartone. Non ci credo, Susan, ancora tu e le tue osservazioni. Oh no no, Sammy, scusa, continua. Andiamo avanti. Milky passerà attraverso quelle quattro pareti. E con questo è tutto, fine. Il prossimo passaggio del labirinto consiste in questa stanza con un doppio fondo. Milky attraverserà questi tunnel e poi... Ehi, dove sono gli ostacoli? E Strike! Ah, chi è lo slime intelligente? Sono io uno slime intelligente! Perché hai smantellato la mia postazione? Andiamo, pensavo che dovessi ancora posare il pavimento. Non lo vedi anche tu? Quanti buchi! Che sciocchino! Questo è il nostro pavimento! Milky non solo dovrà evitare i cubi, ma anche evitare di cadere dentro. Ma come fai ad avere queste fantastiche idee? Ecco qui, e anche questa postazione è fatta. Oh, la mia feta, quanto è bello massaggiarsi la schiena in questo modo! Ok, bene, abbiamo controllato il funzionamento del meccanismo. Dovrebbe bastare. Milky passerà qui e poi salirà le scale per il secondo piano. Dopodiché dovrà solo saltare! Saltare tutti gli ostacoli! Saltare! Proprio come ho fatto io! Il criceto passerà qui sotto, non può saltare quanto te! Allora lasciagli prendere una molla, mi sembra sia qui da qualche parte! Oh, mi sono ricordato, eccola, che ne dici, Susie? Oh, ne abbiamo davvero bisogno! Vedremo come Milky ci salterà sopra! Sammy, non salterà! Ma tutto quello che hai detto mi ha ispirato per creare una nuova stanza. Wow, sì, un labirinto a tre piani. Spero che Milky non abbia paura delle altezze. A giudicare dal tono saresti felice se lo fosse. Al secondo piano installeremo delle barriere così. Susan, il nostro Milky è un criceto intelligente. Perché fargli incontrare questo semplice ostacolo? Beh, rendiamolo più difficile. Va bene adesso? Qui metteremo qualcosa come dei funghi meccanici. Dove sono i dettagli? E le cosa, funghi meccanici? Non capisco, ho trovato solo questi, Shiu, ecco a te. Grazie, fantastico. Ora com'era? No, proviamo in modo diverso. Oh wow, ha funzionato! Abbiamo bisogno di tre funghi come questo. Ma non ci credo, è fantastico! Ma anche io sono capace di fare qualcosa, guarda un po', Susie. Dai ancora un po'! Dai! Wow, amici, guardate che bei muri! Ed ecco gli ostacoli, Susie, puoi aiutarmi a sistemarli? Certo! Intanto vado a controllare il nostro sprinter nel labirinto! Allora mettiamo questo muro in questo modo e poi... Ah! Sammy, che è successo? Stai bene? È di nuovo Milky, mi ha spaventato con un petardo! No, oh, povero Sammy! Organizziamo uno spaventapasseri anche per lui! Non se lo aspetta di certo! Non sarà facile passare attraverso queste guardie di dolci! Oh, Susie, che bello, lo adoro! Mettiamola alla prova! Forza, vieni qui, Milky! Yuhu! Offriamogli dei croccantini per criceti, gli piacciono molto! Li mettiamo qui! Ah, che cosa ho detto? Sei proprio furbo, Milky! Visto che tutto è stato assemblato, possiamo iniziare! La prima stanza del labirinto è la reception! Beh, non ha decisamente apprezzato i personaggi! Aspettate, lasciate che si abitui! Fluffy Milky con soffici pom-pom! Spaventiamolo! Wow! Spero che non si sia spaventato troppo! Un po' di più! Forza, amico! E Milky finisce nel tunnel! È stato veloce! Oh, il condotto! Ho cercato di renderlo più tortuoso! Ehi, sta barando! L'ha girato! Calmati, Sammy, è un criceto intelligente, l'hai sempre saputo. Forza, tesoro, ci sei quasi! Ben fatto! Aha! Bravo! È la tua struttura per arrampicarsi, Sue! E gli piace! E di nuovo giù! Sembra che qualcuno abbia bisogno di una dieta! Dovrà solo allenarsi su questo simulatore per perdere un po' di grammi. La strada è in salita! Ecco la prossima posizione! Oh, il ponte trema tantissimo! Accidenti, io mi sarei un sacco spaventata! È un bene che Milky abbia preso il mio coraggio! Forza, campione! Beh, per adesso va abbastanza veloce e con molta grazia! Anche questi presunti scivoli di metallo non lo hanno fermato! Bene, bene, vediamo come andrà avanti! Ah, lo vedo! Guarda, guarda! Oh, che carino!
Chissà che cosa starà pensando. Probabilmente che vuole uscire di qui e venire a vendicarsi di te, caro Sammy. È pronto? Guarda che sei stata tu ad aver inventato i tubi. Sentito, Milky, non è tutta opera mia. Ehi, attenzione! Stava per cadere. Ancora un pochino, piccolo. Sì, vai! Milky, vai, forza! Ora qualcuno riceverà un bel po' di messaggi! Sammy, hai visto? È veramente un professionista! E dopo che ci sarà? Ah, facile, facile! Beh, non lo so, su questa molla devi essere... Attento! Hai visto che si è quasi incastrato con la zampa? Sì, l'ho visto! Perché sei così preoccupata? Ha quasi finito! Oh, mi piace quando si piega così! Oh no! Susie, ha rotto tutto! Andiamo, sistemeremo tutto dopo. Guarda, Milky ha deciso di imbrogliare il sistema. Che criceto furbo! Ed ecco chi si lancia verso il traguardo! Oh no, è un vicolo cieco! Fortunatamente Milky ritrova la strada giusta. Quanti Rainbow Friends ci sono qui! Li aggira e... E ce l'ha fatta! Urrà! Bene, Milky, ora non mi fai più paura. Vieni qui tu! Grazie per essere stati con noi, ragazzi! Dateci un pollice in su se volete vedere altri video sui criceti! Ricordatevi di dire ai vostri amici del canale! Ciao ciao!